Ai tempi dello spread e delle continue movimentazioni economiche europee, il mondo ha bisogno di un nuovo eroe. Non uno come Superman, Flash o Batman, un uomo comune, figlio del malcontento generale e dello sfruttamento proletario. Un uomo che ne tiene nelle sue chiappe il potere di cambiare il corso della storia. Quell'uomo è Filippo Brocchi. Per gli amici, Causeman, abbreviato CM. Ore 11:30, il signor Marchettoni, scuro in volto, bussa alla porta dell'ufficio del suo direttore. Prego, signor Marchettoni, si accomodi. A cosa debbo l'onore della sua visita? Direttore, gradirei spiegazioni su questa lettera di licenziamento che ho ricevuto stamattina. E in pratica vorrei sapere perché mi ha mandato a casa senza preavviso. Veda, signor Marchettoni, le spiego con estrema calma cosa è successo. Dagli ultimi collegi amministrativi risulta che il suo fatturato è il peggiore degli ultimi 50 anni. A ciò bisogna aggiungere che negli ultimi mesi la società si è trovata a pagare 70.000 euro di spese riconducibili a ben 3 vetture intestate a suo nome. Inoltre, il marito della nostra nuova stagista è venuto a chiedermi personalmente il motivo per cui sua moglie durante gli amplessi urla il suo nome. Direttore, la prego, io ho bisogno di questo lavoro. Lei non ha giustificazioni, per cortesia ora, mi faccia lavorare. Tutto sembrava perduto per il signor Marchettoni, ma egli nutriva ancora una speranza. Il suo eroe su commissione, Filippo Brocchi, pronto a difendere il suo ennesimo estimatore. È tempo di distruzione. Direttore, io mi rivolgo a lei, baluardo capitalista, sfruttatore, abitué dei soprusi ai danni di lavoratori costretti a convivere con pressioni fisiche e morali dettate da un sistema devoto al dio denaro. Lei non può licenziare quest'uomo solo perché ha comprato 3 autovetture a spese dell'azienda. Non è forse diritto di ogni lavoratore recarsi sul posto di lavoro a bordo di un'auto degna di un dirigente? Avrebbe forse preferito che il signor Marchettoni fosse denigrato dai suoi colleghi, dando origine a episodi di mobbing bello e buono? E vogliamo parlare dei controlli medici farlocchi praticati dai suoi dottori. Il signor Marchettoni ha una vistosa ferita sulla schiena. Sa perché? Sa perché? A causa di una frustata sadomaso di una sua stagista. Sì, va bene, non è che dobbiamo dire proprio tutto. Lo vede, direttore? Il signor Marchettoni è talmente intimorito dalla sua figura che ha persino paura di denunciare i suoi soprusi, ma non le fa pena. Guardi, guardi questa banconota da 200 miseri euro che gli spunta dalla tasca. Quest'uomo va girando con i vestiti strappati per colpa sua e questa lettera improvvisa è uno scandalo. Beh, per quella mi scuso. Purtroppo le mansioni legali non spettano a me. È detto tra noi, direttore, che questo qui sul gruppo di WIT mi difende sempre a spada tratta. Io gli dovrei anche un favore. E sia! Lei è riassunto. Un'altra vittoria per il difensore degli oppressi. Giustizia è fatta di nuovo. Una nuova voce è stata regalata ad un senza voce. Alle prossime avventure!